Dunque, vuoi proprio andare a casa tua? E allora vai pure. E tanto peggio per te. Tanto peggio per te. Pensaci bene, Pinocchio. Tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna. I tuoi 5 zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati 2.000. 2.000! Ma com'è mai possibile che diventino tanti? Te lo spiego subito. Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, la annaffi con 2 secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto a dormire. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Sicché, se io vi sotterrassi tutti i miei 5 zecchini, quanti zecchini ci tirerei fuori alla fine? È un conto facilissimo. Un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Fai conto che ogni zecchino ti possa dare un grappolo di 500 zecchini? Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi 2.500 zecchini lampanti e sonanti! Oh, ma che bella cosa! Ah, sì! E appena li avrò raccolti tutti quanti gli zecchini, ne terrò 2.000 per me e gli altri 500, sì, li darò in regalo a voi altri due. Un regalo a noi! Ma Dio te liberi! Te ne liberi! Noi non lavoriamo mica per il vile interesse. Noi lavoriamo per arricchire gli altri. Gli altri. Andiamo subito. Io vengo con voi.